Andros, reportage e astrattismo è il titolo della sua mostra. Come è nata la sua passione e il suo amore per la fotografia? La mia passione per la fotografia, soprattutto di reportage, nasce quando avevo 17 anni per la passione di alcuni dei reportagisti più famosi del mondo, come Elliot Erwitt, a cui mi ispiro. Poi è stata accantonata per 20 anni, perché per lavoro mi sono dedicato al video, e solo negli ultimi 2 anni sono ritornato alla passione per la fotografia, fatta solo con un telefonino. Qual è il filo conduttore che lega queste foto? Il filo conduttore di questa mostra è il reportage e la ricerca della bellezza nelle cose di tutti i giorni attraverso l'astrattismo, fotografando, immortalando situazioni quotidiane apparentemente banali. Da un punto di vista particolare ne può emergere una chiara bellezza e una cosa un po' particolare. Che cosa ha usato per scattare queste foto? Tutte queste foto sono state scattate con un telefonino di vecchia generazione con la mela, e utilizzo solo i filtri di default del cellulare stesso. Che città sono rappresentate? Sono rappresentate principalmente le due città in cui ho vissuto di più nella mia vita, Milano e Fano, ma trovo molto suggestiva anche Venezia, quindi ci sono anche degli scatti di Venezia. Fino a quando è possibile visitare questa mostra? La mostra rimane aperta fino al 7 di novembre, dal martedì al venerdì dalle 17 alle 21, sabato e domenica anche la mattina dalle 10 alle 12, il lunedì siamo chiusi. Progetti futuri, prossimi obiettivi? Nella mia vita mi piacciono molto le sfide, quindi adesso sto facendo tutt'altro lavoro che il fotografo, e mi piacerebbe che la mia mostra possa arrivare anche all'estero.